Buongiorno, eccoci qua per la diretta del giovedì mattina con le carte dei Nat. Voi come state? Tutto bene? Io sono a Trevignano. Trevignano è un posto bellissimo sul lago, dalle parti di Roma. Oggi qui farò un seminario sullo Shirlin Yoko, l'immersione nei boschi, la Forest Therapy Guide. È una parte, questo seminario, il forest bathing, il bagno di foresta, è una parte della nostra scuola, della scuola dell'Imagino l'Academy di guida alla terapia della foresta. Che è una scuola molto ricercata, si è svegliata a chi mi saluta, eccola qua, a chi si è appena svegliata la faccio uscire perché lei la prima cosa che vuole fare la mattina, giustissimamente, è uscire. A chi vuole uscire, a chi di qua? No, c'è porta chiusa, la faccio uscire dopo. Allora, intanto facciamo entrare Micaela. Eccola, aspettate che la cerco. Micaela, Micaela, che invece dovrebbe essere a Milano, giusto Micaela? Sei a Milano, tu invece. Anche te sei sempre in giro e io, ecco. A chi? Magari intanto faccio uscire a chi? Non trovo le chiavi. Eccoci, ciao. Ciao Micaela. Com'è lì al lago di Trevignano, Ma romano? guarda, sono arrivata ieri sera tardissimo, a mezzanotte praticamente, e quindi ancora non ho visto nulla. Poi te lo dico, ma ti sembrerebbero dei bei posti questi. Assolutamente, immersi nel verde, nella natura, quindi è il posto migliore per fare forest bathing. Infatti, infatti, ma qui c'è un festival della fotografia e io sono stata invitata a fare il forest bathing all'interno di questo festival della fotografia da Osvaldo Sponsili, che è un mio carissimo amico, è un medico, medico particolare, vero? E lui era, forse lo è ancora oggi, il direttore della collana Iniziazione della casa editrice Mediterranea. Ed è stato lui che ha pubblicato il mio primo libro, Iniziazione allo yoga sciamanico, nel 99, sì. Ah, beh, quindi è assolutamente un ricongiungersi questo. Ah, sì, veramente. Infatti, quando mi ha telefonato per invitarmi, gli ho detto assolutamente di sì, che io ormai dico di no di default a tutti perché Non hai tempo. no, non ho tempo. E poi, insomma, ormai i seminari, gli eventi, queste cose le organizziamo solo internamente all'interno dell'Imagino Academy, però come potevo dire di Vabbè. no a Sponsili? Ma che tipo di fotografia, che festival è? Fotografia amatoriale? O ci sono proprio anche dei professionisti del. Sì, ci sono entrambe le realtà, sia professionisti sia amatoriali, ma è una cosa bella, un festival importante che richiama molta, molta gente. E poi in un contesto bello, in un contesto naturale, insomma, alle porte Ah, di io Roma. adoro la fotografia, cioè, vado sempre solo a vedere mostre di fotografia. Adesso che ero ad Amsterdam sono andata a vedere, sai, la World Press Photo, la manifestazione che si tiene ogni anno e che premia i migliori fotografi di cronaca del mondo. E si tiene la prima mostra sempre ad Amsterdam perché da lì è partito il premio. E quest'anno ha vinto, non so se te la ricordi o ve la ricordate,
Beh, sicuramente quella foto simbolo dell'Ucraina con Sì. la donna in barella, incinta, si vede il pancione, lei che viene evacuata da un gruppo di soldati ed infermieri da un ospedale colpito a Kiev. E vista gigante, è impressionante, impressionante perché vedi i dettagli, vedi la sofferenza negli occhi, vedi questa pancia con questo feto che è feto, non è un feto, è un bambino. Che sta vivendo quei momenti drammatici eppure c'è vita, c'è sempre vita. E poi hanno fatto vedere in mostra ci sono tutte le foto degli anni passati, degli ultimi 25 anni, quindi non so, Grozny piuttosto che l'Afghanistan. E poi ci sono delle foto che mi hanno molto colpito sulla libertà di stampa, perché c'è una stele con tutti i nomi dei caduti, dei fotoreporter caduti mentre erano in servizio, e negli ultimi 25 anni sono stati 1.400 persone che sono morte cercando di raccontare cosa stava succedendo nel mondo. E mi ha colpito perché, sai, insomma, poi un po' per la mia professione, delle volte mi sento un po' così, una giornalista da salotto, perché in realtà non vado in guerra, non racconto le cronache dal mondo, però anche quella è una scelta e quindi ho tantissima stima per questi colleghi che invece così hanno sacrificato la loro vita per aprirci degli squarci di verità, per cui la fotografia è veramente l'arte di Eh raccontare sì. non solo con gli occhi, ma anche col cuore, perché comunque negli occhi devi vedere cosa dicono, no? Cioè c'è la compassione anche del fotografo. Il fotografo non è all'esterno e non guarda solo oggettivamente le cose, perché deve cogliere quell'attimo in cui riesce a far trasmettere un messaggio. Per cui sei molto fortunata e ti invidio che sei un festival di fotografia. Sì, no, bello. Poi Cercherò su Google sono d'accordo a Trevignano con te. proprio e a Trevignano, Trevignano sì, Trevignano Foto Festival si Photo chiama, sì. Festival. Foto Festival. Le Sponsili è uno degli organizzatori, se non l'organizzatore, e quindi mi ha chiamato, mi ha invitato. Oggi faccio il seminario e domani alla sera alle 18 faccio la presentazione del libro, il libro Shirley Gyoko, L'immersione nei boschi, in un ristorante e poi ceno con i partecipanti, cena vegana. Già chi è da ieri sera che è preoccupata, mi dice: Mamma, ma la bistecchina! E quindi cosa mangia? Non lo so, oggi mi devo attrezzare, anche perché mi sono dimenticata di portarle il suo cibo. Ormai a chi non mangia più il cibo per i cani, mangia solo il cibo che mangiano gli umani carnivori, non io, perché io non mangio la carne, però a lei faccio le uova, faccio la bistecchina. E però le ho insegnato a mangiare i ravanelli. Sai che le piacciono i ravanelli? Ah, ma dai. Sì, le piacciono, non lo so, però li mangia. Perché ha fame, poverina. Vabbè, dai, troverete un modo per farla mangiare stasera. No, domani. Vabbè, dai, in trattoria Trevignano Romano vuoi che in cucina non le trovino qualcosa. Stecchino. Una polpettina. Sì. Dai, allora estraiamo la carta Sì. dei NATO oggi, che sono le tue preferite, vero Michaela? Dovrò fare il corso per impararle. Vabbè, a parte che con tutte queste dirette, allora, ci sono rimaste solo queste carte. Ieri sera ho visto il video su YouTube sulla Mongolia.
Molto bello. Lo sai cosa mi è piaciuto? Il ritmo, tutta questa. Questo ritmo sequenziale delle immagini, delle fotografie, delle battute, non è mai noioso, non cade mai nell'auto compiacimento, è sempre molto curioso e mostra di continuo situazioni, le battute anche sono rapide, efficaci, fatto molto bene, complimenti. Vero, Poi non è perché così lungo che stai 2 ore lì inchiodato, ma è mezz'ora intensa. No, vabbè, scusate, deformazione professionale, ormai sono abituata a fare la recensione di tutto. Quindi... Allora, vediamo che carta esce oggi. Esce la 34 ed è una signora su, credo, un letto di loto, può essere? Ah, sì, bellissima. Vediamo, spero che non sia già uscito, ho sempre l'ansia che siano uscite. No, No, non è uscita. vabbè, ma poi anche se è già uscita. Ogni volta la Allora, scarichiamo da un'angolatura diversa. esatto, io la rimostro. Le immagini sono davvero belle. Allora, Anahuc Mibaia, 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 la signora dell'aspirazione. È la regina del nord, madre dei Nat numero 31 e 32. Non solo la signora del nord ebbe diversi figli, ma ebbe altresì tre mariti e questo rende la sua collocazione all'interno del panorama dei Nat complessa e confusa. Le leggende che si intrecciano intorno a lei sono numerose. La sua più grande ambizione fu sicuramente quella di vedere uno dei propri figli divenire re, ma secondo le leggende birmane, un figlio della regina del sud ebbe sempre la precedenza sui figli della regina del nord nella successione al trono. Anche il modo in cui la regina morì è diverso nei vari racconti leggendari che parlano di lei. Una leggenda narra che morì di dispiacere a seguito del fallimento di tutti gli intrighi che mise in atto per favorire i propri figli, ma secondo un'altra leggenda la regina morì a seguito dello spavento ricevuto dalla visione di suo figlio Min Chiavasa, il nat numero 32, che le comparve dinanzi in sembianze di nat a cavallo di un pony intento a giocare in un campo di cotone. È sempre rappresentata come una giovane donna in abiti regali, seduta o inginocchiata su un trono di loto, intenta a cullare un infante. Insomma, è anche un. Insomma, è una figura davvero complessa. Eh sì. Sì, Una figura complessa. è una figura complessa, è anche una figura, sì, effettivamente complessa è la parola più giusta perché esprime delle emozioni che sono simultaneamente opposte e complementari. Del resto esprime questa ambizione ad emergere che è propria dell'anima, come diceva anche Adler, lo psicanalista, diceva l'ambizione ad emergere è intrinseca nell'anima, perché l'anima è una continua spinta, no? A superare noi stessi, è una spinta evolutiva, l'anima è natura e la natura è questa continua spinta evolutiva. E quindi da una parte c'è questa, diciamo così, ambizione ad emergere, e dall'altra parte il fatto che questa ambizione ad emergere non sia mai soddisfatta, perché lei non è mai contenta, non è mai soddisfatta, porta appunto una sorta di dolore, di dispiacere che poi rende questa aspirazione fallimentare. E questa carta ci rivela un segreto, in verità, un segreto importantissimo. Io mi ricordo, ne parlavo nelle mie lunghe notti birmane con Huaylan Lan, la sciamana con cui poi ho messo appunto le carte dei Nat, allora l'aspirazione ad emergere dell'anima indubbiamente va coltivata, va lasciata libera di esprimersi
Però dall'altra parte bisogna anche saper ringraziare e gratificare se stessi per i risultati che otteniamo, piccoli o grandi che siano. Altrimenti l'aspirazione ad emergere, lasciata libera di esprimersi, crea una sorta di frustrazione. Una frustrazione che poi è indipendente dai risultati che abbiamo ottenuto. E questa frustrazione ci affossa, a volte impedisce anche il riconoscimento, il successo. E purtroppo questa sorta di insoddisfazione è presente anche nei grandi. Io mi ricordo Leopardi che in una lettera diceva: "Ah, io non sono nemmeno degno di camminare su questa terra." Cioè aveva questa sensazione di indegnità e di non aver fatto nulla di buono nella sua vita. Ed era Giacomo Leopardi. Per cui, ecco, l'aspirazione ad emergere dell'anima, quando è molto grande, molto forte, si accompagna a un senso di frustrazione, perché ti sembra di non aver fatto mai abbastanza. Questo senso di frustrazione può essere deleterio, perché può portare a diventare invisi, cioè non ben accetti, non amati dagli dèi, perché gli dèi non amano le persone frustrate, insoddisfatte, e quindi poi finisce che si entra in un circolo vizioso, no? In cui non si riesce più a realizzare l'aspirazione ad emergere dell'anima. Quindi oggi io vorrei fare una meditazione proprio su questi temi, che sono sicura che aiuterà tutti ad avere successo, a raggiungere i propri obiettivi, superando il senso del fallimento e conquistandosi il favore degli dèi. Possiamo assumere la postura meditativa, possiamo incominciare subito la nostra meditazione. Cosa dici, Michaela? Incominciamo subito, sì. Ok. Chiudiamo gli occhi, la schiena ben diritta, il mento vicino al torace, distendiamo bene le vertebre cervicali. Non so se sapete respirare con l'Ujjayi Pranayama. L'Ujjayi Pranayama è una respirazione sonora che si fa producendo un suono nella gola che è simile al suono pesante che si ha la notte quando si dorme. È dato dalla contrazione parziale dei muscoli all'interno della gola. È questo suono qui, non so se riesco a farvelo sentire. Respiriamo dal naso con questo suono nella gola. Tenete il mento vicino al torace, così restringete un po' i condotti dell'aria ed è più facile produrre questo suono. Quando produco questo suono, rallento il passaggio dell'aria perché restringo i condotti dell'aria, posso controllare meglio il respiro. Mi riempio dal basso verso l'alto. Riempio prima l'addome, poi il torace, poi le spalle e mi svuoto dall'alto verso il basso. Possibilmente sul finire dell'esalazione tiro anche un po' indentro la pancia.
per espellere meglio l'aria fino in fondo. Come un palloncino, il corpo si dilata leggermente quando si riempie per lasciare posto all'aria che entra e si comprime per aiutare a spingere l'aria fuori. Continua a respirare così, sotto le palpebre chiuse, spingi gli occhi verso l'alto e mantienili fissi nel punto mistico. Il punto mistico si trova esattamente una spanna più in alto rispetto alla testa e una spanna più avanti rispetto alla fronte. Visualizza nel punto mistico la tua aspirazione più grande, il tuo obiettivo più importante. Porta l'energia verso questo obiettivo. Quando inali, immagina l'energia che sale dalle profondità della terra come una luce. Raggiunge il punto mistico, trattieni il respiro a polmoni pieni qualche istante e immagini questa luce esplodere nel punto mistico e poi esali e lasci scendere la luce e ritorna nella terra. Questo si chiama reciproco potenziamento tra la terra e l'obiettivo. La Terra, tutto il pianeta, partecipa al potenziamento del tuo obiettivo. E mano a mano che fai questo, vedi il tuo obiettivo diventare sempre più grande, più grande, più grande. Cerca di vedere l'obiettivo ingrandirsi, liberandosi di quei limiti che eventualmente la mente gli ha imposto.
Senti come si amplia il tuo obiettivo, come cresce. Allora renditi conto che in verità non c'è limite a questo ampliamento. Il tuo obiettivo effettivamente è un daimon, è uno spirito e il suo destino è quello di crescere sempre di più. Ecco perché non potrai mai realizzarlo pienamente, completamente. Ed ecco perché ti devi gratificare sempre, ad ogni passo del cammino, senza aspettare di aver raggiunto il tuo obiettivo per intero, perché fortunatamente non accadrà mai. Il tuo obiettivo si ingrandirà sempre di più. Allora adesso guarda te stesso ora, dove sei adesso rispetto al raggiungimento del tuo obiettivo. E di a te stesso. Ti amo incondizionatamente. E poi il tuo nome. Ripeti questa frase come una formula psichica, associandola al respiro. Ripeti mentalmente: ti amo incondizionatamente durante l'inalazione e poi il tuo nome durante l'esalazione. Ti amo incondizionatamente, inalando, serene, esalando. Ti amo incondizionatamente, inalando, Micaela, esalando. Ti amo incondizionatamente, inalando, ed esalando, pronunci mentalmente il tuo nome. Continua a respirare dal naso col suono nella gola. E senti che ti ami per tutto quello che hai fatto, per tutti i piccoli e grandi traguardi che hai raggiunto. Hai ancora molta strada da fare, ma senti chiaramente che sarai in grado di amarti incondizionatamente ad ogni passo del tuo cammino. Adesso immagina tutto l'amore per te stesso come una luce nel chakra del cuore, al centro esatto del torace. E adesso
vedi simultaneamente due luci. Una è la luce dell'obiettivo nel punto mistico e l'altra è la luce dell'amore incondizionato che provi verso te stesso dentro il chakra del cuore. Senti che queste due luci si guardano, si amano, sono inscindibilmente unite. Fai ancora qualche respiro profondo, contemplando le due luci e sentendo che sei simultaneamente capace di liberare tutta l'aspirazione ad emergere della tua anima la gratitudine per te stesso, dovunque tu sia arrivato nella realizzazione dell'aspirazione della tua anima. Ora mettiamo le mani giunte a preghiera davanti al torace, recliniamo la testa, ci inchiniamo, un ultimo profondo respiro e ci ritroviamo, sciogliamo la posizione. Che bello, mi sono resa conto di non essermi mai detta ti amo incondizionatamente, Micaela. E Ah, da qua tanta frustrazione. Penso che mantra. tutti. È un mantra che bisogna ripetersi continuamente. Guarda, adesso che ce l'hai, adesso che ce l'avete, ogni tanto nel corso della giornata, qualunque cosa fate, vi cade un bicchiere, versate acqua dappertutto. Ti amo incondizionatamente, Micaela. Sì, davvero. Inciampi per strada, cadi. Sì, davvero. Ti amo Bisogna farlo. incondizionatamente. Sì. Sì, perché è vero, è sempre più facile darsi la colpa, ovviamente, o non sentirsi adeguati, o sentirsi carenti, o sentirsi limitati, o sentire di non aver raggiunto abbastanza, o di non aver soddisfatto appunto un obiettivo. E quindi senti proprio l'anima imbrigliata che soffre, che sta per esplodere. E invece pacificarla anche così e dirle va tutto bene, ti abbraccio. Grazie. Veramente profonda questa meditazione. Ma vedo anche i commenti, anche tutti entusiasti. Chi c'era che ti ha Bello. scritto? Io non mi amo, in realtà mi critico sempre, ma sto lavorandoci. Grazie, meraviglia, mi amo. Grazie, Selene. Sono estasiata, scrive Stefania. Un viaggio nella mia anima. Ti amo, Selene. E poi c'è chi scrive verissimo, ci pensavo proprio prima, mi devo gratificare, è vero. Non ci dimentichiamo di doverci gratificare, semplicemente di abbracciandoci e dicendo che ci amiamo. Non ce lo Eh diciamo mai. sì. Una dimensione nuova. Ogni volta che mi sento un po' bloccata, ecco che arrivi in soccorso. Comunque, veramente no, queste carte dei Nat sono pazzesche perché effettivamente la frustrazione è un qualcosa, vabbè, che chiaramente viviamo tutti i giorni, però
Io l'ho vissuta moltissimo ieri. Fatalità. E per questo sono stata molto, molto nervosa tutto il giorno. E, senza contare che, appunto, quando una cosa non va come vorresti, è solo perché ci devi ancora lavorare sopra. Però, sai, sul momento non ti fermi a riflettere in profondità, pensi solo a questo bisogno che deve essere esaudito. Quindi adesso abbiamo questo mantra per poter fare un salto in avanti. Sì. Grazie. Grazie Pronunciare a te, grazie. il proprio nome, che commozione. Sì, bello, è vero, commovente. Sì, poi il nome è Omen, non dimentichiamocelo. Il nome è Omen, per cui nel nostro nome c'è il nostro destino. È bellissimo pronunciare il nome. Poi in sincronia con il respiro, notiamo incondizionatamente esalando e il nome inalando. È bello. Poi una volta che hai imparato a farlo, ti viene da farlo spontaneamente nell'arco della tua giornata, nei momenti più assurdi e impensabili, e ti aiuta tantissimo. In ascensore, chiusa in ascensore. Va bene, Selene, noi ci sentiamo stasera. Io devo andare in Puglia oggi pomeriggio, però atterro alle 5:30, quindi dovrei farcela per le 7. Certo, dai. Se no ti avviso. Beh, Sì. allora, Di buonissima giornata cosa immersa nella parliamo natura. stasera su Twitter, Micaela? Ahimè, del femminicidio, del 43esimo femminicidio nei confronti di Giulia. Che poi potremmo parlare anche del narcisismo manipolatorio, anche dell'educazione degli uomini, no? Perché si parla sempre di noi donne, di come dobbiamo stare attente, però anche parlare di come educare questi figli, non lo so. Va bene, ci sentiamo dopo. Fantastica giornata a te e a tutti. Ciao. Ciao, 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 ciao.